Abbiamo appena finito di commentare l'intervista rilasciata da Justus Mullins, il signore che parla in questo momento, in questo video di cui io raccomando appunto la visione, intitolato Justus Mullins Present the World Order. E ritorniamo su il dottor Giorgio Vitali, il quale ci spiegherà qualcosa sempre su questo argomento riguardante il potere sionista mondiale. Intanto affermiamo che non tutti gli ebrei sono sionisti e poi anche nell'ambito dell'ebraismo, diciamo in generale, a cominciare dai rabbini fino ad arrivare all'ultimo cambiavalute, ci sono moltissimi che ragionano come ragioniamo noi. Qui ad esempio su questo numero recentissimo di Panorama. Abbiamo l'intervista a un ebreo che possiamo dire è veramente, per me è veramente un ebreo di razza. Nel senso, come si dice, non di razza razzista, ma quello dice se è un cavallo di razza, no? Perché questo qui è un personaggio geniale che in questo momento sta proponendo una lettura della Kabbalah che lasciamo a lui e agli amici suoi per il momento. E questo qui si chiama Haim Ba'aryeh ed è contemporaneamente matematico, psicoanalista e imprenditore. Per questo ho detto che è un ebreo di razza. Questo simpatico personaggio, di cui qui possiamo vedere una caricatura, cosa dice in relazione a una seconda parola delle parole che lui propone, cioè è inutile che leggiamo per intero il capitolo. E la seconda parola, l'economia di giustizia. Noi israeliti festeggiamo lo Shabbat, che non è una domenica che cade di sabato, è il giorno in cui, dopo i 6 giorni laboriosi della creazione, viene sancito il diritto, il ritiro di Dio. Nel deserto, quel giorno, non cadeva la miracolosa manna. Un giorno in apparenza carente, imperfetto, ma la Bibbia dice che il giorno prima di venerdì ne cadeva in giusta misura, anche per il giorno dopo, e solo per questo giorno non si poteva metterla via, farne dispensa o commercio o speculazione. Se secondo la sua lettura della Bibbia le cose stanno così, ma noi sappiamo che non stanno così, questo dovrebbe essere considerato veramente un grande nemico degli attuali ebrei, perché questi si comportano in maniera esattamente il contrario. Non solo il sabato e la domenica, ma il lunedì e la notte tramano per dominare le persone e per portargli via i soldi. E questo equo traboccare del prima sul dopo che può indicarci una nuova strada, l'economia di giustizia, appunto. Molto del danno di oggi ci viene da chi ha accumulato denaro e giustifica le sue aspirazioni alla ricchezza adducendo il benessere comune. Ma questo è un eretico, veramente. In ebraico la parola damin, denaro, è il plurale della parola dam, il sangue. Il valore del denaro, come il valore del sangue, consiste nella sua capacità di circolare. La moneta deve tornare a essere unità di scambio e non misura della ricchezza. Se non circola, non svolge la sua funzione di scambio e non serve a nulla. Ma questo è quello che diceva Ezra Pound. Che ha sempre detto Ezra Pound, che ha sempre dichiarato e sostenuto il professor Auriti. Perfetto. Dico bene, circolazione e scambio, no di certo la circolazione extracorporea della finanza d'assalto. Ora, questo è un ebreo che verrà sicuramente considerato come eretico, come grande eretico, Giordano Bruno dell'ebraismo. E sono contento che abbia potuto avere un minimo di spazio. Non è che per caso è stato inventato apposta o gli è stato ordinato di fare queste dichiarazioni. Ah, anche, ma in ogni caso quello che a me interessa in questo momento è la dichiarazione. La dichiarazione è importantissima perché è molto probabile che se non fosse stato un ebreo a dirlo,
questa frase su Panorama non sarebbe stata pubblicata. Allora, questo è un discorso, è un viatico che per me va bene. Per far vedere ai nostri amici come la letteratura anche in Italia non passa, come dire, inosservata, anche se opere come quelle che noi abbiamo citato prima sono importanti, vogliamo far vedere che chi vuole informarsi ha la possibilità di farlo. Germán Leoni von Don, Donani, Bush e Bush, 1980-2006, come si fabbricano le guerre. Edizioni riunite. Euro, la rapina del secolo, Michele Gambino e Elio Lannutti. Chi ha svuotato le tasche degli italiani, chi non ha saputo impedirlo. Leggeremo dopo un piccolo capitolo di questo tipo. Regimi internazionali e politiche economiche nazionali. Il governo di un'economia mondiale tripolare. Questa è un'analisi, Franco Angeli editore, è un'analisi scritta da svariati autori che riguardano appunto il progetto tripolare di Brzezinski, vista nell'ottica delle economie. I volti della potenza, gli Stati Uniti e la politica internazionale del Novecento, Carocci. Giampaolo Valdivit, tutti gli uomini del presidente, Federico Rampini. Carocci editore. America senza rivali. John Canberry. Il mulino, contemporanea. E questa è la sequenza di libri che abbiamo voluto presentare e a questo punto ci soffermeremo un momento per vedere una rivista, che è una rivista, questo è un numero del luglio 1972, una rivista prestigiosa italiana che raccoglieva articoli di grosse personalità del pensiero italiano, intellettuali, economisti e quant'altro, anche non italiani. E due cose molto importanti che vogliamo leggere. Questa argomentazione porta direttamente a stabilire uno stretto legame per quel che riguarda i paesi europei fra la riforma del sistema monetario internazionale ed un'organizzazione monetaria europea che sbocchi tra breve nell'apparizione di una valuta europea. Si tratta di una concezione suscettibile di essere tradotta in diversi modi nei fatti. Uno di essi è tale da garantire le transizioni che sono necessarie in tutte le ipotesi. Essa ha come punto di partenza la constatazione che il dollaro è in un certo senso la moneta comune dell'Europa e che si tratterebbe in un primo tempo, senza modificare fondamentalmente l'ordine attuale delle cose, di sostituire a questa moneta comune emessa al di fuori dell'Europa una moneta comune emessa dagli europei stessi. Queste considerazioni che noi abbiamo letto ci devono fatte nel 1972, ci deve far capire quali erano le intenzioni positive della creazione di una moneta comune europea, che era appunto quello di scalzare il dollaro. Questa operazione è stata resa vana per due interventi. Il primo interno, di una infiltrazione interna che ha comportato anche degli omicidi, perché sono stati uccisi da dei killer degli economisti tedeschi che si opponevano a questa forma di creazione della moneta centrale. Chi? Chi nella fattispecie? Nella fattispecie non mi ricordo i nomi, ma i nomi potrei dirlo perché ce l'ho ricordato. Tra l'altro, in una prossima intervista la diremo sicuramente. L'altro punto importante è che questa crisi dell'euro che è in corso adesso è una crisi nata da un'operazione che parte dal dollaro specificatamente contro l'euro. Il dollaro ha visto nell'euro
uno dei nemici principali e cerca in tutte le maniere di distruggerlo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una situazione inestricabile, a meno che non ci sia un qualcuno tipo Alessandro Magno capace di tagliare definitivamente il nodo di Gordio. Se da una parte rinunciamo all'euro, ritorniamo in una situazione in cui è il dollaro la moneta di scambio intraeuropea. Se ci teniamo l'euro, rischiamo di continuare in una crisi indefinita e sottostare sistematicamente al volere di un personaggio che oggi si chiama Mario Draghi, domani potrebbe essere un altro, che messo da lor signori a capo della Banca Centrale Europea sta facendo della sua potenza uno strumento per distruggere l'Europa stessa. Quindi la soluzione ci sarebbe, sarebbe chiuderla definitivamente, creare una nuova Costituzione Europea che risalga al progetto mazziniano, che è quella di una confederazione di stati, dove gli stati mantengano la loro netta sovranità, e la sovranità degli stati significa sovranità monetaria, e una moneta unica che serve come elemento di scambio tra tutti i paesi costituenti l'Unione Europea. E come fanno i cospirazionisti a farti pagare la moneta debito in quel caso? Ah, appunto, non lo farebbero, e quindi è chiaro, e quindi noi saremmo costretti a fare un'operazione di potatura che a questo punto ci sembra assolutamente necessaria, anzi indispensabile. E pensi che questo sia possibile dopo aver saputo tutte le belle notizie io non sul penso, nuovo ordine mondiale, io di non cui penso, parla anche l'autore che abbiamo sì, sentito prima. Io non penso che ciò sia possibile, dico che l'unica cosa da fare, poi se le nazioni europee non trovano in se stesse la forza per reagire alla schiavitù a cui ci hanno messo, e beh, signori miei, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ma quale iniziativa deve prendere il popolo bistrattato? Il popolo bistrattato non prenderà mai nessuna iniziativa, sono le élite culturali e politiche che devono essere capaci di prendere in mano la situazione. Se non lo fanno, arrivederci e grazie. E noi che diciamo queste cose, da che parte stiamo? Cioè? Noi stiamo dalla parte che o si intravede un minimo di capacità rivoluzionaria da qualche parte in Europa, o non si intravede. Insomma, bisogna fare un'altra rivoluzione francese, giusto? Beh, la rivoluzione francese sarebbe poco, teste da tagliare ce ne sono molte di più. Si sono limitati a tagliarsela tra di loro e a tagliarle a un po' di preti e di aristocratici refrattari. Qui bisognerebbe tagliarne un po' di più. Bene, ringraziamo il sempre egregio dottor Giorgio Vitali, che ci ha espresso con molta chiarezza e con la visione di quei libri molto interessanti quello che è l'argomento che abbiamo iniziato a trattare vedendo questa intervista di Justus Marnes. Eccolo. È stato un grande, è morto nel 2006, ma comunque il suo spirito ancora aleggia. È l'autore, ripeto, di I segreti della Federal Reserve. Bene.